Governo in mezzo al guado, lunedì il Consiglio dei Ministri sul decreto semplificazioni. Il responsabile dello sviluppo economico Patuanelli annuncia: interverremo sul codice degli appalti, ma le posizioni restano distanti e la stesura del testo definitivo slitta. Il Premier Conte prova a ricucire coi Dem e mediare coi grillini, ma incombono anche il nodo MES e la questione alleanze sulle prossime regionali. Intanto le dinamiche a Palazzo Madama somigliano sempre di più a quelle di un souk, numeri ballerini per la maggioranza e cambi di casacca sono all'ordine del giorno. Le emorragie più consistenti riguardano il PD con un saldo negativo di 16 poltrone e il Movimento 5 Stelle, dove la diaspora dei dissidenti non si arresta, ben 13, quelli passati ad altri lidi. La Lega in tanti chiedono di venire con noi, resa dei conti a settembre. Non voglio risarcimenti, ma verità. Ristabilirla è interesse di tutti, così scrive Silvio Berlusconi in una lettera al Riformista, il quotidiano che ha svelato la registrazione shock del giudice Franco sui pregiudizi nella sentenza per i diritti TV. Il leader di Forza Italia si rivolge all'ANM per tutelare la magistratura, dovrebbe essere la prima a sostenere la nostra richiesta di trasparenza. Domani manifestazione del centrodestra per sollecitare la nomina del presidente Azzurro a senatore a vita. E il Carroccio va all'attacco della Cina, flash mob davanti all'ambasciata per denunciare le misure repressive adottate dal Dragone ad Hong Kong dopo l'approvazione della legge sulla sicurezza. Salvini: basta rispondere col sangue alle idee di libertà. Pechino respinge le accuse e commenta: forte disappunto, silenzio della Farnesina. Non bastavano gli stati generali di Villa Panfili, Palazzo Chigi già pensa al prossimo evento, il G20, che a fine 2021 sbarca proprio nel nostro paese. Pubblicato il bando di spesa per 36 milioni di euro, inclusi eventi, cene e omaggi istituzionali ai grandi della terra, accompagnati da 450 delegati, 1000 membri dello staff e oltre 1500 invitati a vario titolo. Un budget consistente, programmato in un periodo di grave crisi ed è polemica. Venerdì d'inferno per la viabilità in Liguria, traffico in tilt, code chilometriche, automobilisti esasperati per i cantieri aperti e le ispezioni nelle gallerie delle autostrade. I tir, parcheggiati da giorni sui piazzali, non riescono a raggiungere il porto e le navi cinesi dirottano la consegna delle merci su altre città. Il governatore Toti: situazione folle, colpa dell'incapacità di questo esecutivo. Benvenuti al TG4, cari telespettatori, una edizione ricca di contenuti questa del nostro telegiornale che apriamo con l'impasse in cui si trova il governo diviso sui temi più importanti in agenda, a cominciare dal decreto semplificazioni fino al MES. Vediamo quello che succede nel prossimo servizio, poi lo discutiamo, ne parleremo con i nostri ospiti. È il momento di osare, aveva detto il Presidente del Consiglio rivolto agli alleati parlando del decreto semplificazioni, per permettere al Paese, per dirla con il Presidente di Confindustria Bonomi, di uscire dal collo di bottiglia nel quale si trova: appalti, digitalizzazione della pubblica amministrazione, modifiche a norme come l'abuso d'ufficio, il danno erariale. Su tutto questo la maggioranza fatica a trovare un punto di caduta, vedi le norme sul cosiddetto condono edilizio che sono state stralciate, eppure il Ministro dello Sviluppo Patuanelli annuncia che si lavora al testo definitivo con il Consiglio dei Ministri previsto e che si interverrà anche sul codice degli appalti. In un post Di Maio ricorda tutto l'impegno del governo di questi mesi per trarre l'Italia fuori dalle secche del Covid-19 e in questo senso il responsabile della Farnesina si riaggancia allo spirito di unità di cui ha parlato lo stesso Premier. Per il Movimento 5 Stelle in questo momento le priorità sono abbassare le tasse e sburocratizzare il Paese. Stiamo lavorando ad un processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e a velocizzare le opere pubbliche. Certo, l'incontro delle scorse ore fra Conte e Zingaretti ha toccato punti sensibili come l'utilizzo del meccanismo europeo di stabilità, che vede gli stellati contrari e che diventa questione irrisolta fra gli alleati, come quella di eventuali patti fra PD e 5 Stelle alle prossime elezioni regionali. Renzi avverte in queste ore: priorità della politica non è la legge elettorale che deve essere maggioritaria sul modello dei sindaci, ma la crescita.
Ma insomma, come avete visto, sono diversi i punti di non contatto tra PD e 5 Stelle, ma c'è anche Italia Viva, per esempio, che ha una sua posizione diversa. Proviamo a commentare questa situazione con Fabio Massimo Castaldo, che è il vicepresidente del Parlamento europeo in quota Movimento 5 Stelle. Bentornato al TG4. Dal punto di osservazione... Buonasera, è sempre un piacere. Il piacere è nostro. Da questo punto di osservazione, diciamo così, privilegiato e in qualche modo anche interessato, che è Bruxelles, come vede la situazione all'interno della maggioranza di governo? Siamo fermi praticamente, non si può continuare così però. No, non siamo fermi, anzi... Come da voi ravvisato c'è un contraddittorio, chiaramente si parla di affrontare una delle sfide ataviche del nostro paese, che è quella della sburocratizzazione, peraltro irrisolta negli ultimi decenni, quindi siamo ben consci della difficoltà del problema, ma si sta ragionando finalmente sul portare a termine questo decreto semplificazioni, che ci darà una grande spinta, richiesta anche e totalmente coniugata con l'azione che vogliamo portare avanti in sede europea. Voglio ricordare che anche i fondi del Recovery Fund, poi ribattezzato Next Generation EU, saranno vincolati al presentare una serie di riforme ambiziose, e tra queste riforme non può non esserci una digitalizzazione pesante e molto molto accentuata della pubblica amministrazione, così come una semplificazione per garantire che gli investimenti vengano spesi bene e velocemente. Allo studio del governo ci sono provvedimenti importanti, anche un intervento, come diceva il ministro Patuanelli, sul codice degli appalti, per mettere al punto alcuni passaggi e colli di bottiglia che evidentemente non hanno funzionato in questi ultimi anni, e siamo convinti di trovare un buon punto di caduta e un buon accordo. Non mi preoccuperei troppo di un contraddittorio, che è giusto che sia vivace nel merito, l'importante è fare sempre sintesi. Carissimo. E farla in un modo preciso e puntuale. L'appuntamento per l'agenda arriverà nei prossimi mesi. L'Italia vuole dimostrare di avere un governo fortemente pro-europeo, ma anche molto molto concreto e ambizioso. Allora, siccome non siamo impazziti, vogliamo precisare che il vicepresidente del Parlamento europeo ha alle spalle a Montecitorio, perché è collegato da Roma, non da Bruxelles. Maria Giovanna Maglie, anche lei collegata da Roma, bentornata anche a te, Maria Giovanna, al TG4. Buonasera. Credo che il tuo punto di vista non coincida molto con quello del vicepresidente del Parlamento europeo. Sì, e per una volta non sono sola nell'avere un punto di vista diverso da quello del vicepresidente del Parlamento europeo, nel senso che anche sui giornali più vicini al governo, più indulgenti nei confronti del governo, non si legge e non si sente altro dire se non delle totali, straordinarie, tremende difficoltà interne alla coalizione di partito, ai tre componenti, i due major e quello minore del partito. E ormai non si contano più le cose su cui litigano, dal decreto rilancio, autostrada, ILVA, aiutatemi a fare qualche altro nome, e le nomine a Agcom, Authority, cioè cose sulle quali non sono d'accordo su nulla. D'altra parte, le difficoltà di chiarimento di programma, le difficoltà di governare con i 5 Stelle, lo dico con molto rispetto per il vicepresidente del Parlamento europeo, avrebbe il PD e Renzi dovuto comprenderle quando ha deciso di farne a meno, ha deciso di lasciare il governo Matteo Salvini, o ancora crediamo alla favoletta del mojito e del papete. Se uno esce da un governo nel quale ha 7 ministri è perché non riesce a muovere foglia, non riesce ad alzare paglia. Quindi qual è il punto, ieri come oggi? Perché questo governo sta ancora in piedi, nonostante non sia d'accordo su nulla e nonostante il discorso della sburocratizzazione o semplificazione, come la vogliamo chiamare, sia un discorso completamente difficile da comprendere, nel quale avere fiducia, perché magari facciamo una task force che si occupi di task force, di altre task force, e la chiamiamo semplificazione. Ecco, nonostante questo governo sta ancora in piedi perché, secondo me,
non ci sono alternative da reperire più e da esperire se non certo. elezioni, non c'è altro da fare. Allora, invitando entrambi per, la, per il proseguo del TG ad essere un pochino più, più sintetici, non do subito la replica a Castaldo perché abbiamo un altro tema strettamente legato a questo. I numeri al Senato della maggioranza sono abbastanza risicati. E perché? Perché c'è il cosiddetto succo, c'è una serie di cambi di casacche che potrebbe diventare decisivo nelle prossime settimane. Guardate. La resa dei conti di settembre si avvicina e le dinamiche a Palazzo Madama somigliano sempre di più a quelle di un succo. Numeri ballerini per la maggioranza e cambi di casacca all'ordine del giorno. Al di là del neonato partito di Italia Viva, capace di attrarre ben 18 senatori, per lo più fuoriusciti dal PD, la formazione che ha ingrossato di più le sue fila è la Lega. 63 seggi, 5 in più rispetto alla precedente legislatura. Le emorragie più consistenti riguardano invece il PD, con un saldo negativo di 16 poltrone, e il Movimento 5 Stelle, dove la diaspora dei dissidenti non si arresta. Ben 13 i grillini passati ad altri lidi, tra polemiche e accusa ai vertici. 8 sono finiti al gruppo misto, sono De Bonis, Nunes, Di Marzio e De Falco, e poi Fattori, Giarrusso, Ciampolillo e Paragone. Gelsomina Vono si è accasata a Italia Viva PSI, mentre ben 4 sono passati all'opposizione abbracciando la tanto criticata Lega. Si tratta di Francesco Urraro, Ugo Grassi, Stefano Lucidi e Alessandra Riccardi. C'è la fila per venire da noi in calza Salvini, pronto ad accogliere anche Marinella Pacifico e Tiziana Drago per dare l'assalto al governo. Molti parlamentari pronti a salire sul carroccio sarebbero grillini, avverte Centinaio. Se passasse il referendum di settembre sul taglio dei parlamentari, i 5 Stelle saranno sfoltiti pesantemente. Allora Castaldo, che succede? Traballa veramente, rischia veramente al Senato la maggioranza di non avere i numeri? Io spero proprio di no, perché sarebbe il più grave danno alla tenuta del nostro paese vedere questo governo in difficoltà, specialmente in un momento così delicato come quello della negoziazione sulla risposta europea al Covid. Certo, mi fa davvero sorridere, per non dire veramente, mi strappa un sorriso molto amaro vedere un Matteo Salvini che fino a 3-4 anni fa proclamava la sua totale contrarietà ai cambi di casacca, anzi voleva, come noi diciamo da tanti anni, introdurre in Costituzione un limite come quello della Costituzione portoghese, che in caso di cambio di casacca porta delle elezioni suppletive. Oggi invece sembra salutare questa sua volontà di giocare al faltacalcio con gli elettori all'interno di Camera e con gli eletti all'interno di Camera e Senato. Sembra quasi di vedere un ragazzino di fronte all'album delle figurine Panini cercare di accaparrarsi esattamente le figurine che gli servono per andare alle elezioni. Veramente uno spettacolo indegno di questo paese. Noi porteremo, spero molto presto, una revisione costituzionale per adottare un istituto simile a quello della Costituzione portoghese, e vedremo allora alla prova dei fatti chi ci sta e chi invece difende sempre le solite manovre di palazzo. Vedremo quello che succederà. Per dare la replica a Maria Giovanna Maglie, voglio far vedere ai nostri telespettatori un suo tweet di 3 giorni fa a proposito di un titolo del Corriere della Sera in cui il PD avverte il governo. Maria Giovanna ha scritto: chissà chi hanno telefonato. Ciao governo, sono il PD e ti volevo avvertire. Chi parla? Qui governo, anche io sono il PD, grazie dell'avvertimento. È l'hashtag Cialtroni. Maria Giovanna. Beh, il titolo del Corriere era un titolo di comicità, pieno di comicità naturale. Il PD avverte il governo di chi? Se il PD sta al governo. Cerchiamo di essere seri, se ci riusciamo, almeno alle prime pagine dei giornali. Detto questo, accolgo il tuo invito a essere più breve e sintetica, e dico questo per quanto riguarda i cambi di casacca. Se fai il moralista, fai il filosofo; se fai il politico, sei pragmatico. Se c'è il vincolo di mandato, vuol dire che a tutti hanno voluto il vincolo di mandato. Se non c'è il vincolo di mandato e c'è perlomeno un partito in gravissima crisi, sommovimento e che sobbolle, perché ormai all'interno di questo partito i Fundamentals, e di questo avrebbe forse dovuto parlarci il vicepresidente del Parlamento europeo, i Fundamentals sono in crisi, allora cerchi rifugio, riparo, ricollocazione da qualche altra parte fino a che il vincolo di mandato non c'è. Se volete sapere se io sono favorevole o no al vincolo di mandato, contrariamente a molti altri miei colleghi che sono dei sinceri liberali, io sono favorevole al vincolo di mandato. Chiarissimo. Però che PD e 5 Stelle siano divisi, soprattutto sul MES, lo dimostra una votazione avvenuta oggi proprio a Bruxelles.
da cui ci riferisce Leonardo Panetta. Leonardo. Eh sì, una votazione tecnica sul MES proprio per poter inserire le spese sanitarie all'interno del meccanismo europeo di stabilità. La votazione è passata con 40 voti favorevoli e 16 contrari, però analizzando questi voti possiamo vedere che l'esponente dei 5 Stelle per Nicola Pedicini ha votato contro, mentre invece l'esponente del PD Irene Tinagli ha votato a favore, quindi due voti diversi dei due partiti di governo, mentre invece i 5 Stelle hanno votato diciamo nella stessa linea degli esponenti della Lega. Grazie Leonardo Panetta. E allora Castaldo, questa rappresentazione plastica che abbiamo avuto a Bruxelles delle divisioni tra 5 Stelle e PD, come riusciamo a sanarla? Ma vede, noi siamo stati sempre molto chiari sul punto. Di un grande piano di risposta europea approviamo 3 strumenti su 4, SURE, BEI e il Recovery Fund. C'è il MES, che riteniamo retaggio di una cultura dell'austerity che ancora oggi presenta rilevanti problemi e dal punto di vista delle condizionalità di rientro, attenzione, che ancora in parte sussistono, vedi sistema di allerta rapido, sia per il rischio dell'effetto stigma sui mercati, ovvero un paese che accede potrebbe in qualche modo essere letto dai mercati come un implicito riconoscimento di incapacità a finanziarsi tramite le ordinarie modalità. Per questo è un rischio che noi riteniamo che l'Italia non debba correre e quindi giustamente rigettiamo questo strumento in piena coerenza. Su tutti gli altri invece siamo d'accordo, vediamone i 3 su cui concordiamo con il PD, non l'unico su cui siamo in dissenso. Certo. Forse questo è un esercizio più utile anche nei confronti dell'elettorato italiano. Ma qui torno da Maria Giovanna Maglie, riuscirà il Movimento 5 Stelle a convincere il PD o sarà il PD che convincerà i 5 Stelle sull'utilità del MES? Ma se non viene giù tutto, e non è detto che non venga giù tutto, visto le condizioni generali di questo governo e della crisi economica del paese e della rabbia che rischia di qui a settembre, quando ci saranno i licenziamenti, finiranno le casse integrazioni, eccetera, eccetera. Quindi dicevo, se non viene giù tutto, è mia convinzione che alla fine Conte intenda aderire al MES, che è una iattura, perché nel trattato ci sono altro che condizionalità, c'è una vera tagliola per l'Italia se, e lo dico agli amici del centrodestra di Forza Italia, dovesse esserci in futuro un governo di centrodestra e dovesse per qualche ragione non piacere questo governo a qualcuno nella Commissione europea o nel board del MES, che ripeto è una commissione, non è una parola astratta, sì, sarebbe facile porre delle condizioni che ci strangolerebbero, e così per tutto il resto. Io sono favorevole ai BTP, all'Italia che fa da sola. Va bene. Ci sono state le polemiche, ne abbiamo parlato più volte qui alla TG4 sugli stati generali, sugli sprechi e sull'utilità degli stati generali. Ebbene, l'Italia si prepara ad una nuova kermesse, il G20 nel 2021. Guardate. Il governo inciampa su un'altra passerella. Archiviati gli stati generali di Villa Panfili, si pensa già al prossimo evento, il G20 di fine 2021. Lo presiederà l'Italia e Consip, senza badare a spese, ha già pubblicato il bando di gara per mettere in piedi la kermesse. Non ho il tempo per leggere tutti i giornali, ma qualche ironia l'avevo colta per quanto riguarda la passerella che avevamo organizzato. A Roma sfileranno i grandi della terra, con loro arriveranno 450 delegati, 1000 membri dello staff e oltre 1500 invitati a vario titolo. Saranno accolti con buffet, cene di gala e omaggi istituzionali. Ma tanta eleganza non sarà a buon prezzo, costerà ai contribuenti 35,9 milioni di euro. Un piccolo vertice d'oro per la grandezza del paese che stride con il clima post-Covid. Già, perché il coronavirus ha lasciato ferite profonde, lo sanno bene i 44.000 cassi integrati ancora in attesa dell'assegno. Lo sanno anche migliaia di invalidi civili che sperano di veder salire la pensione a 516 euro come suggerito dalla Corte Costituzionale. Ma c'è un dettaglio che fa riflettere. Consip avverte, se la pandemia riprenderà forza, l'evento si farà in teleconferenza. Siamo passati improvvisamente, non eravamo preparati alla didattica a distanza. Siamo passati improvvisamente, non eravamo preparati allo smart working. Il modo di risparmiare questi 36 milioni di euro c'era già da subito. Bastava mettere da parte il tappeto rosso. E noi rilanciamo questa idea contenuta alla fine del servizio di Eliano Rossi. Ma non si poteva già da adesso prevedere un vertice in teleconferenza? Castaldi.
Beh, guardi, le basterebbe vedere anche le difficoltà di negoziazione sul bilancio pluriennale europeo. Alla fine si è detto servirà un incontro di persona per chiudere una partita così complessa. Figuriamoci un summit con le 20 principali economie del mondo. Detto questo, lo slogan deve essere oculati dei costi ma incisivi nei risultati. E io pongo quattro temi fondamentali che l'Italia dovrà inseguire. In primis una risposta alla pandemia e quindi un migliore coordinamento delle politiche della sanità nella governance mondiale. Transizione verso le energie rinnovabili, molto importante, lotta contro le diseguaglianze e da ultimo, visto che ci è particolarmente caro il tema, una difesa forte del multilateralismo come sistema di risoluzione delle controversie a livello internazionale. L'Italia, per la sua cultura e per la sua storia, può fare la differenza nella mediazione su questi quattro punti e io sono convinto che con la guida del Presidente Conte riusciremo a strappare anche degli importanti passi avanti in questo summit. Questa l'opinione di Castaldo. Maria Giovanna, però 36 milioni già in qualche modo stanziati per questa passerella in tema in un momento in cui gli italiani stringono la cinghia, non stridono un po'? Certamente fa impressione, vista anche l'inadeguatezza della risposta economica avuta finora dal governo. Detto questo, non trovate in me una di quelle populiste che dice che non bisogna spendere i soldi per le cose che riguardano la forma e le istituzioni. A chi tocca non si ingrugna, come si dice a Roma, di tenere un summit. Ho in supremo dispetto, in suprema antipatia, la didattica a distanza e lo smart working quando non è smart working fatto per bene, quando è solo sto a casa e piglio lo stipendio. Devo dire che i G7, G8, questo sarà G20 che è una cosa interessante, si sono sempre fatti, quello che conta è evitare le nazioni che le fanno, ne recano anche un minimo di lustro, quello che conta è evitare gli sprechi e andarci con le idee chiare su quel poco che si rischia, che si riesce, si può, si aspira ad ottenere da questi convegni, non ospitarli e ritengo inoltre che il vero spreco sia stato quello appena finito a Villa Panfili, gli stati generali di Giuseppe Conte di cui non abbiamo capito niente. Maria Giovanna ha fatto riferimento al G8 e visto che stiamo per parlare di Berlusconi ci viene in mente il famoso G8 dell'Aquila, ricordiamo le parole di Obama, o l'Aquila nel cuore, fu un grande successo per l'Italia quel G8 del 2010. Nel frattempo però il leader di Forza Italia scrive al Riformista che ha fatto lo scoop sulla famosa sentenza di cui si parla in questi ultimi giorni, guardiamo il servizio e poi ne parliamo. Non voglio risarcimenti, ma che la verità sia nota a tutti e sarebbe interesse della stessa Associazione Nazionale Magistrati sostenere la nostra richiesta di trasparenza. A scriverlo Silvio Berlusconi, che in una lettera al quotidiano Il Riformista ricostruisce il suo incontro con il giudice Franco, l'uomo che in un'intercettazione pubblicata dallo stesso giornale ammise che contro il leader di Forza Italia ci fu un vero e proprio plotone d'esecuzione da parte delle toghe e che la condanna contro di lui fu decisa a tavolino. Furono i miei collaboratori a convincermi ad incontrarlo su sua richiesta, ricorda l'ex premier. Quando venne da me a Palazzo Grazioli ebbi l'impressione di una persona schiva che provava una grande difficoltà ad esprimersi, ma soprattutto di un uomo tormentato da una grave crisi di coscienza. Un incontro tenuto riservato per anni, racconta ancora Berlusconi, per evitare che contro Franco ci fossero ritorsioni da parte di quella magistratura politicizzata che, sottolinea, tanto discredito ha gettato sulla stragrande maggioranza dei giudici per bene. Domani a Roma Forza Italia in piazza, colleghi e Fratelli d'Italia, chiederà a gran voce la nomina al senatore a vita per Berlusconi per risarcirlo dell'esclusione a seguito di quella vicenda da Palazzo Madama. Su questo l'ex premier non si pronuncia ma piuttosto scrive: credo che ristabilire la verità sia nell'interesse non solo di Forza Italia o mio personale, ma di tutte le forze politiche e anche della maggioranza dei magistrati che non meritano di essere accomunati ai comportamenti scorretti di colleghi ideologicamente orientati. Senta Castaldo, condivide l'appello di Berlusconi e soprattutto la considerazione ristabilire la verità non serve soltanto a me e a Forza Italia, serve a tutto il Paese?
Guardi, io non posso condividere l'appello, senz'altro riconosco che c'è un problema interno alla governance della magistratura italiana, palesato anche dal caso Palamara, dalla lotta di correnti, però che queste registrazioni escano opportunamente sempre quando il soggetto interessato è venuto a mancare, certo non aiuta a ricostruire questa verità, quindi predico grande prudenza, ogni ulteriore elemento deve essere attentamente vagliato, però siamo anche attenti a non far passare certi personaggi che coinvolti anche in altri casi abbastanza controversi come appunto il giudice in questione per prendere tutto quello che hanno detto in quel contesto perorocolato. Beh, però a dire il vero, Castaldo, il giudice in questione è uno, era uno dei più rappresentativi dei magistrati della Cassazione, questo soltanto per sottolineare. Volevo sentire Maria Giovanna Maglie su questo. Voglio solo dire una cosa, la verità che è venuta fuori in questi giorni non ha bisogno di essere ricostruita, perché tutti, e dico tutti, sapevamo che quella sentenza era costruita a tavolino nella forma e nella sostanza, che era una sentenza farlocca fatta per distruggere politicamente Silvio Berlusconi. Abbiamo le prove di ciò che sapevamo. Quello che, fammi dire solo una cosa Giuseppe, quello che mi addolora è leggere ancora oggi Marco Travaglio che scrive che Berlusconi è un vecchio ma vissuto libero grazie a giornali e TV. È esattamente il contrario. Allora furono giornali e TV in malafede, quelli in malafede, a contribuire alla distruzione di una carriera politica che avrebbe meritato ben altro esito. Sottoscriviamo in qualche modo quelli che sono i commenti di Maria Giovanna Maglie sugli atteggiamenti di certa stampa che non vuole vedere. Vogliamo andare in Liguria, caos sulle strade della Liguria, remo in servizio e poi ne parliamo. Proviamo a percorrere la 10 da e verso il capoluogo Ligure, questa è la situazione. Dopo due ore arriviamo sulla A26 dove soprattutto direzione Genova le code sono di parecchi chilometri. Cantieri, chiusure di tratti, le immagini sono fotocopia anche in A7 e A12. Anche oggi ci sono state decine di chilometri di coda, ambulanze che non riescono a passare e raggiungere gli ospedali, una sequenza di incidenti. La sicurezza del futuro non può essere scambiata con la sicurezza dei Liguri oggi e non può essere scambiata con la possibilità di far ripartire la nostra regione. Aspettiamo una risposta ormai da giorni e nessuno ha la cortesia di rispondere ad una lettera. E arrivano le scuse dell'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia e la colpa viene data a nuove direttive del Ministero delle infrastrutture. È stata una giornata complessa sulle tratte liguri, dalla 10, la 12, la 26, la 7, e di questo ce ne scusiamo. Il Ministero ha dettato nuove regole e ha imposto una rivisitazione di tutte le ispezioni che avevamo condotto. Questa situazione ha creato questa situazione di disagio. E i disagi continueranno fino alla fine di luglio e intanto la paralisi manda in tilt la viabilità ordinaria e le arterie intorno al porto. Camion incolonnati, containers fermi e i colossi dello shipping come Costco iniziano a sconsigliare lo scalo genovese a favore di altri porti italiani. Un danno enorme per la Liguria. Un danno enorme per la Liguria. Abbiamo in collegamento in diretta Giovanni Toti, il governatore della Liguria. L'ultima notizia la leggo adesso sul monitor di servizio. 150 chilometri di autostrade saranno senza pedaggio proprio per cercare di andare incontro agli automobilisti della Liguria, ma sicuramente non basta, ci sono dei danni enormi da questa situazione. Ho paura che Giovanni Toti non ci senta. Giovanni, abbiamo un problema con il ritorno del governatore della Liguria e quindi ho paura che dovremo far saltare il collegamento. Purtroppo non ci sente. E allora andiamo avanti con un altro tema che oggi ha suscitato tantissime polemiche, la repressione cinese a Hong Kong, e c'è Salvini che ha protestato in modo eclatante. Guardate. È la Cina, la nuova frontiera dello scontro politico. Matteo Salvini e i suoi hanno dato vita ad un flash mob fuori dall'ambasciata cinese per protestare contro le misure repressive adottate ad Hong Kong dopo l'approvazione della legge sulla sicurezza. Giusto condannare episodi di violenza negli Stati Uniti, altrettanto giusto condannare il regime comunista e sanguinario cinese che reprime nel sangue le idee di libertà delle mamme, dei giovani, degli studenti di Hong Kong. Immediata la risposta delle autorità di Pechino, che esprime
esprimono disappunto e forte scontento. Respingiamo le accuse gratuite contro la Cina, dice l'ambasciatore in Italia, e puntualizza sugli affari di Hong Kong. I paesi esteri non hanno diritto di ingerenza. L'ambasciata cinese ha reagito con delle minacce. Non mi mette paura qualche diplomatico, ribatte Salvini. Non si azzardino a paragonare la Cina all'Italia. Lì non esistono partiti alternativi a quello comunista e l'opposizione è imbavagliata. Al rumore della Lega si contrappone il silenzio della Farnesina. L'unica presa di posizione ufficiale nei confronti della Cina arriva dall'ambasciata italiana a Pechino, che in una nota condanna l'uccisione di cani e altri animali di compagnia nel tradizionale festival di Yilin. È incredibile il silenzio del governo italiano, non so se sia pavidità, incompetenza o se sia un silenzio a pagamento. Queste le parole di Salvini, io le rilancio subito al vicepresidente del Parlamento europeo Castaldo. Non ha anche lei l'impressione, che è abbastanza diffusa, per cui siamo abbastanza timidi nel commentare tutto quello che succede in Cina? La Cina è lontana, ma mica tanto ormai, eh? Ma guardi, il Movimento 5 Stelle non è timido. Io posso dire per esempio che al Parlamento europeo abbiamo tutti sostenuto la risoluzione congiunta di 6 gruppi politici del Parlamento europeo che esprime critiche e forte preoccupazione per le scelte adottate dalle autorità cinesi. Dico però all'onorevole Salvini che il luogo giusto per fare e per esprimere queste posizioni di politica estera è appunto sono le aule parlamentari, che lui purtroppo frequenta molto poco, visto che ha a malapena il 10% di presenze a Palazzo Madama. Sarebbe bene che invece che le frequentasse in modo più assiduo e anche più costruttivo. Mi permetta solo una battuta sulle autostrade prima, però. Io vorrei sentire dal presidente Toti una volta parlare non soltanto della manutenzione del presente e del futuro, ma pure di quella del passato, perché se oggi ci sono interventi straordinari è perché per più di 20 anni il concessionario non ha fatto il suo dovere e ha tagliato costantemente sugli investimenti per la manutenzione, e quelle morti di quelle povere persone del ponte gridano ancora vendetta. Quindi, visto che siamo in campagna elettorale, dica qualcosa di forte anche nei confronti del concessionario, perché è veramente scandaloso che ogni volta si scarichi sul governo e non su chi trae lauti profitti dalla concessione che ha avuto, con ben pochi ritorno di interesse per la collettività. Purtroppo Giovanni Toti non può risponderle, per quanto mi riguarda dico che lui imputa al Ministero delle Infrastrutture la mancata risposta ad una sua lettera, e sul Autostrade per l'Italia si gioca un'altra partita all'interno del governo, vedremo come andrà a finire. Tornando al discorso Cina, Maria Giovanna Maglia credo che la pensi molto, in maniera molto differente rispetto a Castaldo. Beh, Hong Kong purtroppo l'Occidente lo ha consegnato alla Cina, fa parte degli errori storici. Hong Kong è perduta nonostante la straordinaria forza dell'opposizione e delle proteste. Il modo in cui se la sta prendendo Pechino testimonia del fatto che quella è una feroce dittatura comunista, che ha in questo momento nel suo leader Xi Jinping il personaggio peggiore degli ultimi 50-60 anni. Con questa gente qui, con questa gente, noi il governo ritiene di poter fare affari, ha ritenuto di poter firmare un trattato, la Via della Seta, tutto a favore della Cina. Ora, dopo il Covid, che io chiamo il virus cinese anche nel libro, perché dalla Cina viene, la Cina ci ha impestato, la Cina ha mentito e ora ritiene la Cina di poterci prendere per il collo. Cioè, siccome siamo in una crisi economica, che vendiamo patrimonio, gioielli, dai porti alle industrie a prezzi stracciati a loro. Quindi la protesta per Hong Kong è una protesta di libertà. Il ruolo dell'Italia nella situazione geopolitica, essendo noi un paese dell'Alleanza Atlantica, è un ruolo da discutere, perché finisce male questa storia, non finisce bene. Altro che vuol dire multilateralismo? Vuol dire molte cose. Allora, torniamo in Italia, facciamoci anche, non dico due risate, ma un sorriso ci può venire sulle labbra guardando questa ennesima puntata di quella che sta diventando una singolare diatriba tra Milano e Sesto San Giovanni. Guardate quello che è successo. Sa che ci sono i vigili in servizio sul monopattino qui sulla ciclabile? Ah, questo non lo sapevo. Beh, ma io sono regolare. Milano e Sesto San Giovanni, non ancora unite dalla pista ciclabile, ma già divise dalle divise.
quelle dei vigili milanesi in monopattino, che dovrebbero pattugliare le nuove vie per le biciclette, ora al centro della polemica tra la giunta di Beppe Sala e l'amministrazione di centrodestra del grande comune dell'Interland. Il sindaco di Sesto pubblica un video in cui confronta le due polizie municipali. Rispetto e solidarietà per i vigili, dice il primo cittadino. Sono stati costretti a seguire quelli che sono gli indirizzi del sindaco Sala, indirizzi molto ideologici, molto basati su politiche green, che distolgono dalla quotidianità di quello che dovrebbe fare la polizia locale. Replica il vice sindaco di Milano, Scavuzzo. Abbiamo da sempre agenti di polizia locale in bicicletta, li abbiamo messi in mountain bike nei parchi, stiamo sperimentando anche i monopattini. E bisogna procedere così tra Corso Buenos Aires e Porta Venezia, facendo lo slalom, una gincana tra i veicoli commerciali e le auto parcheggiate sulla pista ciclabile. Dei vigili in monopattino, neanche l'ombra. Ci dessero i soldi a noi e le multe che fanno a questi non sarebbe male. Ma io i vigili non ho mai visti. Ma se dovesse fermarla un vigile sul monopattino, lei riesce a pedalare più veloce per seminarlo? Non ne ho la più pallida idea, non con la spesa. Allora, Castaldo e Maglie, siamo praticamente quasi in chiusura. Vorrei un commento su questa guerra che poi tra l'altro riguarda anche la pista ciclabile, che per quella che sta già facendo arrabbiare i milanesi su Buenos Aires, Piazza del Loreto, dovrebbe arrivare proprio a Sesto. Che dice Castaldo? Guardi, non conosco il contesto di Milano perché io sono di Roma, però le posso dire una cosa. Se il monopattino può servire a togliere un po' di ingorgo nelle nostre città e visto anche il grande successo che sta avendo tra i giovani, un mezzo più sostenibile e che porta meno inquinamento, che ben venga, ovviamente coniugato sempre con una visione sostenibile della mobilità urbana. E una battuta però su quel servizio di prima me la deve far dire. Prego. Non si può celebrare Orban come un eroe e un democratico e poi vedere soltanto i regimi autoritari secondo i colori politici, perché va bene criticare la Cina, ma io critico anche Orban, Bolsonaro. Critichiamo e tanti altri leader con sistemi autoritari, chi lo merita. Critichiamo nel mondo. Chi lo merita nel mondo, siamo d'accordo su tutto. Non bisogna mai avere doppi pesi. Maria Giovanna Maglie sui monopattini della polizia locale di Milano. In imitazione del benaltrismo, caro al vicepresidente del Parlamento europeo, per cui anziché rispondere nel merito parliamo di altro, non parlerò di Orban e neanche di Bolsonaro, vi dirò che io trovo incredibile che siano stati investiti i soldi che sono stati investiti per dei monopattini presumibilmente prodotti da ditte cinesi e che invece non si siano dati un po' più di quattrini all'industria dell'auto, che dà lavoro a un certo numero di italiani che saranno in difficoltà dal 17 agosto, tutto qua. Insomma, si è capito che Maria Giovanna Maglie e Fabio Massimo Castaldo vanno su due linee rette parallele che non si incontreranno praticamente mai. Dobbiamo fermarci, io vi ringrazio, ringrazio entrambi, grazie Maria Giovanna Maglie, grazie a Fabio Massimo Castaldo, vi aspetto ancora qui al TG4, vi auguro buon lavoro nei vostri rispettivi campi. Dobbiamo fermarci.